come iniziamo? E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film! No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Ciao bambini, siete pronti? Inizia, raccontami una storia e poi tutti a nanna, mi raccomando. Casa dolce casa. In un giorno di pioggia, piovoso piovosissimo, un piccolo rospo perse la strada di casa. Mentre vagava sotto la pioggia battente, non gli riuscì più di ritornare allo stagno dove viveva con la sua mamma e i suoi fratellini. Si ritrovò così ad arrampicarsi faticosamente su alcuni gradini di pietra di un luogo completamente sconosciuto. Quando finalmente smise di piovere e il cielo cominciò a schiarirsi, all'improvviso gli si avvicinarono due esseri giganteschi. Il piccolo rospo si immobilizzò, spaventato. «Guarda, c'è un rospo!» disse una vocina. «Quanto è carino! Tutti dicono che i rospi sono brutti, ma secondo me non è affatto vero!» disse la vocina dell'altro essere. Il piccolo rospo si sentì confortato. Le voci di quei mostri spaventosi tutto sommato non gli sembravano tanto ostili. Riprese dunque lentamente a muoversi. Doveva sbrigarsi a ritrovare a tutti i costi la sua mamma. «Guarda che zampe muscolose! Sembra che si arrampichi su una montagna, come fanno i rocciatori. Non è terribilmente buffo? Te lo dicevo io che sono proprio carini i rospi. A me sono sempre piaciuti. Chissà che cosa ci fa qui. Poverino, forse si è perso. E se provassimo a portarlo allo stagno di zia Dina?» Le due bambine corsero via e ritornarono di lì a poco con una scatoletta ove riuscirono a far entrare il piccolo rospo. In quell'orrenda prigione il poverino ebbe una paura terribile. Il cuore gli batteva così forte che credeva gli scoppiasse da un momento all'altro. Quei due mostri tremendi lo avevano catturato e ora chissà cosa gli avrebbero fatto. Ma poco dopo, invece, si accorse di essere di nuovo libero e con grande sorpresa si ritrovò proprio sulla riva del suo stagno. «Casa dolce casa!» Le bambine rimasero a guardarlo per un po', mentre si muoveva sicuro fra l'erba e le canne. «Peccato non poterlo tenere con noi», disse una di loro. «Peccato invece non aver provato a baciarlo. Magari era un principe», disse l'altra. «Beh, carino così, ma baciarlo, bleh! E poi pensa se fosse un vero principe. Ti toccherebbe sposarlo e non potresti più nemmeno arrampicarti su un albero. Dai, vieni, andiamo a salutare la zia!» Corsero via in un lampo, mentre il piccolo rospo aveva appena ritrovato la sua mamma e tenendole fra le zampette gli gracidava amorosamente. «Tesoro mio, grè, ti stavamo cercando tutti, grè! Per fortuna ti abbiamo ritrovato. Com'è? Com'è?» Ciao bambini, raccontami una storia, torna presto. Buonanotte e sogni d'oro.